La visita in attesa di Lucasta. Dovrebbe già essere qui. Mi dispiace di rovinare l'effetto drammatico di poco fa, ma sembra non ci sia nessuno ad aprire la porta. Ho aperto io una persona, deve essere la signora Bouzard che state aspettando. Buongiorno, signora Bouzard. Lei mi deve scusare, ma temo vi sia stata una certa inadeguatezza domestica. Lei mi deve scusare. Credo di essere stata puntuale, ma non mi è spiaciuto affatto aspettare, Sir Claude. Io so che lei è sempre molto occupata. Permetta, signora, che io le presenti innanzitutto mia moglie, Lady Elizabeth Mollimer. Buongiorno, signora Bouzard. Lei non mi conosce, ma io so tutto di lei. Abbiamo più cose in comune di quanto lei possa supporre. Allude a Colby, immagino. La cosa riguarda Colby. E questi è il signor Eggerson. Il predecessore di Colby è stato mio confidente e posso dire mio amico per diversi anni. E ho voluto che fosse presente. Spero non le dispiace, vero signore? Perché dovrebbe dispiacermi, Sir Claude? Ho sentito molto parlare del signor Eggerson da Colby. Io sono lietissima di fare la sua conoscenza. E ho pensato di affidare a lui la guida del procedimento. È persona dotata di tatto e di discrezione come nessun'altra. Certamente, Sir Claude, se tale è il suo desiderio. Ma l'argomento di questa riunione riguarda Colby, immagino. È dunque così delicato? Sì, proprio così lo chiamerei, signora Bouzard. Mi sembra, Sir Claude, che sia giunto il momento di aprire la seduta. La prego, Eggerson. E allora diamo inizio. Prego, signora Bouzard. La questione riguarda, come ella ha immaginato, il signor Simpkins. Riguarda anche il problema della paternità. O della maternità. Ma ti prego, Elizabeth, lascia parlare Eggerson. Non la capisco. Le cose stanno così, signora Bouzard. È soltanto di recente che Lady Elizabeth ha sentito pronunciare il suo nome dal signor Simpkins. Restò colpita da tale nome e dal fatto che lei abitava a Teddington. Ma ora dobbiamo tornare indietro di molti anni. Lady Elizabeth, prima del matrimonio, ebbe un figlio. Ebbe un figlio che non poté, date le circostanze, riconoscere. Ciò accade assai di frequente, signora Bouzard. Mi risulta che sia accaduto qualche volta. Il quale fu preso in custodia dal padre, o più esattamente fu affidato alle cure di una baglia. Ma disgraziatamente il padre morì all'improvviso. Sì, fu investito da un rinoceronte nel Tanganyika. No, questo non c'entra, Elizabeth, ti prego, lascia parlare Eggerson. Il padre morì all'estero. Lady Elizabeth non conosceva il nome della signora che aveva preso in custodia il bambino, o meglio, se l'era dimenticato. E così rimase per lunghi anni priva di qualsiasi indizio, sino all'altro giorno. Capisco. Ho avuto anch'io un bambino. L'ho perduto. Speriamo che suo figlio possa essere restituito. È precisamente a questo che miriamo, signora Bouzard. Ecco perché Sir Claude l'ha pregata di essere presente. Lei crede che io sia in grado di aiutare? C'è una vaga possibilità. Come le ho detto, Lady Elizabeth, giorni or sono, udì fare il suo nome. E il nome le sembra familiare. Davvero? Non è un nome molto comune. Conosce qualche altra signora Bouzard? Nessuna. Ora io devo rivolgere una domanda più delicata. Ha mai preso in custodia un bambino, cioè di genitori a lei sconosciuti, in simili circostanze? Sì. Sì, sì, presi un bambino. Mio marito. Io non avevamo figli allora, ed eravamo anche assai poveri. Ci si offrivano quindi due vantaggi. E conosce il nome del padre o della madre? No, né l'uno né l'altro mi furono detti. Il bambino ci fu portato da una terza persona, per mezzo della quale poi mi furono versati pagamenti mensili. Le condizioni erano soddisfacenti? Molto soddisfacenti finché il denaro fu versato, però perché i pagamenti furono bruscamente interrotti? Molto bruscamente. Fu quando successe la disgrazia, Tony. Io fui informata che il padre era morto senza far testamento. Era trascuratissimo. E gli altri eredi non riconoscevano responsabilità di sorta.
La madre, suppongo, avrebbe potuto accampare qualche diritto se fosse riuscita a stabilire la paternità. E ma io non sapevo chi fosse, che cosa potevo fare. Lo vedi, Claude? Ti si schiarisce tutto, Colby? No, non essere ancora sicura, Elizabeth, ti prego. Non ci sono dubbi. Colby è mio figlio. Colby è suo figlio, Lady Elizabeth. Vuol forse suggerire che ho custodito un suo bambino e ingannato Sir Claude fingendo che appartenesse a lui? Il punto è questo, signora Guzzard. Mia moglie è convinta che Colby sia suo figlio. Io so che è mio e l'ho invitata qui per questo, perché lei glielo dica, signora Guzzard. In me non c'è ombra di dubbio. Colby è mio figlio. E posso versare una goccia d'olio sulle acque burrascose? Domandiamo alla signora Guzzard che ne è stato del bambino che aveva in custodia e che poteva essere quello di Lady Elizabeth. Oh, questo è un suggerimento molto ragionevole, Eggerson. La ringrazio. Molto bene. Ce ne siamo separati. Un caro bambino. Io ero felice di averlo con me finché il denaro mi fu versato, ma non potevamo permetterci il lusso di allevare un bambino quando i pagamenti cessarono. E che cosa ne ha fatto? Avevamo certi vicini senza figli, desiderosi di adottarne uno. Si erano molto affezionati al bambino e così lo adottarono. Poi lasciarono Teddington e li abbiamo persi di vista. E conosci il loro nome? Sì, certo, conosco il loro nome. È come il mio, piuttosto insolito. Forse sarebbe possibile rintracciarli, si chiamano Regan. Come? Si chiamano Regan? Sì, R-E-G-H-E-N, Regan. Bravissima gente, sa, non conformisti. Immagino che il bambino avesse un nome di battesimo. Quando ce lo portarono, non c'era niente che dimostrasse che il bambino era stato battezzato. E quindi lo battezzammo noi, sotto condizione. E quale nome gli fu imposto? Chiamammo il bambino Barnaba. 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 Ma non c'è mai stato un nome simile nella mia famiglia. E credo nemmeno in quella di Tony. Ma perché dopo si è chiamato Colby? No, Elizabeth, non si tratta di Colby, ma non capisci chi è. Fu mio marito a scegliere il nome. Ci eravamo sposati nella chiesa di San Barnaba. Immagino che Barnaba sia Colby. No, Elizabeth, no. Barnaba è Barnaba. Senta, signora Guzzard, io devo spiegarle questa situazione. Io ho un giovane collega molto promettente, il cui nome è Barnaba Regan. Barnaba? Sì, Elizabeth, qualche volta è costretto a firmarsi col nome completo, ma il nome non gli piace, chissà perché, e allora noi lo chiamiamo semplicemente B. B? Ma è un bellissimo nome, Barnaba. Dovrebbe esserne orgoglioso. Ma quanti anni ha questo Barnaba? 30 circa. Barnaba dovrebbe averne 30. Avrò sbagliato i calcoli. Oh, non mi sorprenderei, sai, Elizabeth. Che anno era? Oddio, sono così confusa col fatto che Colby è Barnaba. No, non è Barnaba. Mi ci abituerò. Ma vi sta aspettando da basso. Non è questo il momento di farlo venire su? E anche Lucasta? Un eccellente suggerimento, signor Simpkins. E adesso, se lei è d'accordo, Lady Elizabeth, potremmo interrogare il signor Regan in merito ai suoi genitori. E se i signori Regan sono ancora vivi, la signora Guzzard dovrebbe essere in grado di riconoscerli. E questo proverà che Regan, questo signor Regan è mio figlio? Io credo proprio, Elizabeth, che tu abbia ritrovato tuo figlio. Soggetto a conferma. E al fatto che possa abituarmici. Ho detto loro di prepararsi a una sorpresa. Barnaba? Lei si chiama proprio Barnaba? Ebbene sì, è così. Gliel'ha detto lei, Sir Claude? No, vi è stata la signora Guzzard a rivelarglielo. Ecco, questo è il signor Barnaba Regan, la signora Guzzard. E questa è mia figlia Lucasta. Ma come faceva la signora Guzzard a sapere il mio nome? I suoi genitori sono il signor Alfred Regan e signore? Sì, sono loro i miei genitori adottivi.
E un tempo abitavano a Teddington? Credo di sì, ma perché le interessa? Lady Elizabeth, io credo proprio che questo sia suo figlio. Signor Regan, sono vivi i suoi genitori adottivi? Abitano nel Kent. Ma perché vuol saperlo? Perché credo, Barnaba, che tu sia mio figlio. Potrà naturalmente ottenere conferma di questa interessante scoperta mettendo i suoi genitori a confronto con la signora Guzzar. Tocca a loro confermare di averla presa da bambino dalla signora Guzzar, alla quale pare fosse stato precedentemente affidato. Io non so in realtà che tipo di emozione io debba dimostrare. Non hai più bisogno di usare un tale linguaggio, B. Di soltanto che sei imbarazzato. Ebbene, sono imbarazzato. Se Lady Elizabeth è mia madre... Non c'è dubbio. Sono tua madre. Ma mio padre chi era? Morì per una disgrazia quando eri molto piccolo. E per questo fosti adottato. Ma che faceva? Era un finanziere? No. Non era bravo nei numeri. La tua capacità in affari ti deve derivare dalla mia famiglia. Ebbene, dovrò abituarmici. Ma mi piacerebbe sapere come dovrei rivolgermi a lei, Lady Elizabeth. Sai, io sono sempre stato avvezzo a considerare la signora Regan come mia madre. Per evitare ogni confusione, d'ora in avanti mi chiamerai zia Elizabeth. Sarà certamente più facile. Devo conoscere i Regan, Claude. Bisogna invitarli a pranzo. Ah, certo. Si capisce, Elizabeth, certamente. Però Lady Elizabeth, cioè zia Elizabeth, se io la chiamo zia Elizabeth, le dispiacerebbe molto chiamarmi soltanto B? B? Ah, sì. Come ti fa piacere, Barnaba. Lucasta, sono felice che annunciate il vostro fidanzamento. Mi occuperò io del tuo matrimonio. Lady Elizabeth, dunque lei è persuasa. Persuasa? Di che? Ah, signora, non avevo timori. Temevo soltanto che ci fosse stata un po' di confusione. E io temevo vi fosse stata confusione nella sua mente tra il significato di confusione e di impostura. Mi pare che oramai non vi siano più confusioni di sorta. Io sono sicuro che mia moglie è convinta. E i genitori del signor Regan confermeranno ogni cosa, immagino, vero? Questo interessa a me quanto a tutti voi. E adesso, Colby, io devo domandare a te. È stato esaudito il tuo desiderio? Ma Colby, signora, desiderava semplicemente sapere la verità. Ma questa è una domanda strana, zia Sara, alla quale non posso dare che una strana risposta. Sir Claude ha ragione. Io desideravo sapere la verità, quale essa sia non importa. Tutto quello che volevo era liberarmi dall'assillo del sapere che il fatto esiste e non lo si conosce. Ma un fatto in se stesso non ha molta importanza una volta che lo si è conosciuto. E non avevi preferenza tra un padre o una madre? Io non ho mai conosciuto né padre né madre. Per B è diverso. Lui ha avuto i genitori adottivi, quindi è in grado di accettare un'altra parentela. Che mia madre riposi in pace. Quanto a mio padre, ho un'idea di padre. Mi è venuta solo ora. Mi piacerebbe un padre che io non avessi mai conosciuto e che adesso non potessi conoscere perché era morto prima della mia nascita o prima di quanto io possa ricordare, di cui non potrei venire a sapere nulla se non per sentito dire o attraverso qualche documento, fotografie sbiadite. Una comune creatura la cui vita potrei perpetuare in qualche modo, essendo la persona che a lui sarebbe piaciuto di essere e facendo le cose che lui avrebbe desiderato di fare. E di chi vorresti essere figlio, Colby? Di Sir Claude?
Oppure il figlio di un altro uomo, oscuro, silenzioso. Il figlio di un morto, Colby. Di un uomo oscuro e morto. Bene. Il tuo desiderio sarà esaudito. E quando sarà esaudito, dovrai venire a patti col tuo desiderio. Avrai un padre morto e che non conosci. Ma che cosa intende dire, signora Guzzard? Colby non è suo figlio, Sir Claude. Chi era mio padre, dunque? Herbert Guzzard. Sei il figlio di un musicista deluso. E chi era mia madre? Lascia che tua madre riposi in pace. Io fui tua madre. Ma preferisco restare tua zia. Così sarà esaudito il tuo desiderio di non avere madre. Ma signora Guzzard, ma questo è impossibile! Lei intende aver sostenuto questo inganno per tanti e tanti anni. Ma perché, signora Guzzard, avrebbe dovuto ingannarci? Perché? Signora Guzzard, ma può provare la verità di questa sua dichiarazione? Certificato di nascita. Herbert e Sara Guzzard, un figlio. E che ne fu di sua sorella e del bambino? Certificato di morte. Il bambino non nacque mai. Ma io non ci credo, io non assolutamente crederci. Signora Guzzard, lei sta inventando questa finzione in risposta a ciò che Colby ha detto di desiderare. Ma come lei intende aver sostenuto questo inganno per 30 anni? No, non è possibile, signora Guzzard. Io non ci credo. Non avevo nessuna intenzione di ingannarla, Sir Claude. Finché non si ingannò da sé. Quando lei partì per l'America, mia sorella aspettava un bambino. Fin qui tutto è vero. Anch'io ne aspettavo uno. Questo lei lo ignorava, non la riguardava del resto. Come ho detto poco fa, mia sorella morì prima che il bambino nascesse. Lei era così lontano. Al suo ritorno lei venne subito da me. Vide il bambino, dedusse che fosse il suo e fu così felice che io non ebbi il coraggio al momento di disingannarlo. E più tardi pensai, perché no? Anche mio marito era morto, ero rimasta molto povera. Se io avessi confessato che il bambino era il mio, che avvenire gli era riservato? Più tardi mi spaventai di quanto avevo fatto. Per quanto non le abbia mai detto, questo bambino è suo. Temevo che mi avrebbe domandato il certificato di nascita, ma non l'ha mai domandato. Ed è così che siamo andati avanti. E tutto questo è orribilmente plausibile, ma non può! Non può assolutamente essere vero! Sir Claude, le direi tutto questo se non fosse vero. Nel dirle la verità, io sacrifico tutte le mie ambizioni per Colby. E sacrifico anche il mio sacrificio da allora. E questo è un sacrificio anche più grande di quello che feci quando lasciai che lei lo riconoscesse per suo. Ma le par poca cosa vedere ridotta a niente l'ambizione della mia vita. Quando cedetti il mio posto di madre, ho dato a lei qualcosa che non potrò riavere mai. Ti credo. Devo crederti. Questo mi dà la libertà. Ma Colby, se anche questo dovesse essere vero, che almeno non cambi i nostri rapporti, almeno non cambi quelle che erano i nostri patti, o forse, non so, forse li migliorerà. Forse noi saremo più contenti insieme, se tu saprai che io non sono tuo padre. Io non lo so, io lo accetterò. L'essenziale è che tu rimanga con me. Grazie, grazie, Sir Claude. Lei è molto generoso, ma è diverso. Finché adesso io so chi era mio padre, no? E allora mi accontento di seguire mio padre. Ma che cosa intendi?
Voglio essere organista. Non mi importa il successo. Prima miravo troppo in alto, al di là delle mie capacità. Ma mio padre era un organista fallito. E io, appunto, mi accontento di seguire mio padre. Ma, Colby, non ti ricordi di una conversazione che abbiamo avuto quando noi condividemmo le nostre ambizioni e condividemmo le nostre delusioni? Ma quella conversazione basterebbe da sola a provarmi che tu sei mio figlio, perché tu esprimesti esattamente quelle che furono le mie esperienze. Ma continua pure a credere che io non sia tuo padre. Io lo accetterò, non avanzerò pretese di sorta nei tuoi riguardi. Noi abbiamo provato la stessa disillusione. Bene, io intendo che noi la sopportiamo nel miglior modo possibile. No, 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 Sir Claude, no. Mi è odioso farle del male come gliele sto facendo, ma è diverso. Finché credevo che lei fosse mio padre, io ero pronto a seguire le sue medesime ambizioni e nel medesimo tempo ad accettarne il fallimento. Lei aveva dinanzi a sé suo padre come modello. Sa quale sia la sua eredità. Ma adesso io conosco la mia. Figliolo, io non ti chiederò di pensare a me come a un padre. Io ti chiedo semplicemente di considerarmi un amico. Ma ugualmente lei penserà a me stesso, a me come se fossi suo figlio. E non esistono rapporti tra padre e figlio se non dalle due parti. Se lei mi considerasse come farebbe suo figlio, mentre io non potrei considerarla mio padre. Se accettassi questo, io sarei colpevole verso di lei. Io le voglio molto bene, sa. Lei è diventato un uomo senza illusioni su se medesimo e senza ambizioni. Adesso che anch'io ho abbandonato illusioni ed ambizioni, non rimane che amore. Ma non per mezzo di una finzione. Ecco perché devo lasciarla. Ma Eggerson, ne riuscirebbe di persuaderlo? Non mi attenterei. Il signor Simpkins sa quello che vuole. Non è vero, signor Simpkins, che ciò che lei desidera è di essere organista in una chiesa parrocchiale? Sì, è questo che desidero. Se qualcuno mi accetterà. So per l'appunto di un posto libero nella mia parrocchia, a Joshua Park. Ma lei crede che mi prenderebbero? Ne sono sicuro. Sono io il rappresentante del vicario. Beh, mi piacerebbe presentare la mia candidatura. Lo stipendio è basso. È bassissimo, temo. Insufficiente per vivere. Dovremo trovare altri mezzi per arrotondare le rendite. Che so, le lezioni di pianoforte come misura temporanea. Signor Simpkins, io spero che non consideri la mia un'impertinenza. Ma non la vedo trascorrere tutta la vita come organista. Io credo che scoprirà in lei un'altra vocazione. Signor Eggerson, io non so vedere le cose dal suo punto di vista, essendo stata personalmente moglie di un organista. Io suppongo che questo colloquio si possa concludere ormai. Se lei mi scusa, Sir Claude. Come? Scusarla? Sì, sì, sì. Tornerò a Teddington, Colby. Mi chiami un tassi per andare alla stazione? Chiamarti un tassi? Subito, zia Sara, ma dovrei anche accompagnarti a casa. A casa? No. Soltanto fino al tassi. Poi ti dirò addio. Tutti avete avuto il vostro desiderio esaudito, in una forma o nell'altra. Lei ed io, Sir Claude, fummo esauditi 28 anni fa, ma non abbiamo saputo accorgerci quando fummo esauditi
di una clausola del contratto che fissava una scadenza. Cosa diceva? Ah, sì. Arrivederla, signora Guzzardo. Cos'è accaduto? Cos'è accaduto? Tornerà Colby? Mio povero Claude. Sa, Claude, credo che tutti noi abbiamo commesso il medesimo errore. Tutti, tranne Eggerson. Tranne me, signor Regan. Volevamo che Colby fosse qualcosa che non era. Questo vale per me e per te, Claude. Dobbiamo sforzarci di capire i nostri figli. E noi vorremmo capire voi. Cioè intendo includervi tutti e due, Claude e zia Elizabeth. Lo sa, Claude, che tanto Lucasta quanto io vorremmo tanto significare qualcosa per lei, se ce lo permettesse. E ci assumeremmo l'impegno di significarlo davvero. Lucasta, non mi lasciare.